Bentrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana parliamo di un frutto che probabilmente alla maggior parte di voi è sconosciuto, ma che troviamo sempre più frequentemente sui banchi ortofrutticoli dei nostri supermercati. Sto parlando del pomelo. E, come detto, probabilmente il nome non vi avrà detto molto, ma in effetti questo agrume è un ha una storia anche importante. È infatti uno di quei pochissimi agrumi originari che quindi erano già presenti in natura prima dell'intervento dell'uomo e quindi dei suoi innesti. Con il termine pomelo ci si riferisce sia all'albero, che ha nome scientifico di Citrus maxima e appartiene alla famiglia delle rutacee, sia al frutto, che però in inglese viene anche chiamato Shaddock dal nome di un capitano che lo importò in Giamaica. È un frutto originario del sud-est asiatico, ma oggi i maggiori produttori ne sono la Cina e gli Stati Uniti d'America. Ha una forma, è di grandi dimensioni, ha una forma simile a quella di una pera, quindi un po' allungata, e una buccia con un colore che può andare dal verde al giallo intenso, e all'interno contiene la parte commestibile, ovvero gli spicchi, che hanno un gusto, un profumo sicuramente intenso, profumato, ma molto meno aspro e molto meno acidulo rispetto ai classici agrumi a cui siamo abituati. È un frutto che si raccoglie soprattutto nel periodo di febbraio e che ai supermercati troviamo avvolto nella classica letina. 100 grammi di pomelo apportano all'incirca 40 calorie, ma ciò che lo contraddistingue da un punto di vista nutrizionale è sicuramente il notevole contenuto in vitamina C, circa 60 mg, ma anche un buon contenuto in vitamine del gruppo B, vitamina A e minerali, soprattutto il potassio. Ha un buon apporto anche di fibre e di molecole antiossidanti, soprattutto polifenoli. Quali sono quindi i vantaggi che possiamo trarre dal consumo di questo frutto? Beh, sicuramente contiene poche calorie, quindi è adatto per delle diete ipocaloriche, anche grazie alla presenza delle fibre che regolano il transito intestinale, quindi favoriscono la peristalsi intestinale, contrastano la stitichezza, ma donano anche e soprattutto un certo senso di sazietà. Inoltre, sempre le fibre modulano anche l'assorbimento intestinale di colesterolo e anche degli zuccheri. È un frutto molto ricco di acqua e soprattutto, come abbiamo detto, di potassio, quindi ha un buon effetto reidratante, e il potassio aiuta a mantenere sotto controllo i livelli di pressione arteriosa. E ha una buona capacità anche digestiva, demineralizzante, e abbiamo detto che è anche ricco in molecole antiossidanti, quindi la vitamina C, e che quindi rinforza anche il sistema immunitario, ma insieme ai polifenoli contrasta l'azione dei radicali liberi e quindi previene anche l'invecchiamento cellulare precoce. Non vi sono documentati particolari controindicazioni al consumo di questo agrume, però certamente devono fare attenzione i soggetti che sono allergici già magari ad altri agrumi, quindi vi è il rischio di possibili allergie, e anche bisogna fare attenzione per l'interazione con alcune classi di farmaci, un po' come avviene anche con il pompelmo, e quindi alcuni farmaci, tra cui le statine, gli immunosoppressori, negli ormoni, è bene chiedere consiglio ad uno specialista prima di iniziare il consumo di questo agrume. Un agrume che va consumato sicuramente fresco, quindi attraverso il consumo degli spicchi da soli o anche in macedonia, ma che si presta bene anche alla realizzazione di spremute, marmellate, e tenendo conto che la porzione media è tra i 100 e i 200 grammi. E anche la buccia può essere utilizzata per aromatizzare dei piatti sia dolci che salati, e sempre la buccia può altresì essere utilizzata anche candita, magari con l'aggiunta anche di cioccolato fondente, così come già avviene anche per altri tipi
di agrume. Infine, il pomelo viene utilizzato anche per la realizzazione di diversi cocktail, bevande alcoliche anche molto famose come il Dorchester. Bene, io vi rinvio come al solito all'articolo che troverete sui siti e sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere, per approfondire le caratteristiche di questo frutto di cui questa settimana siamo andati alla scoperta. E vi invito come sempre anche a inviare un'email a nutrizionericci@virgilio.it se volete proporre dei miei argomenti o commentate quelli già trattati. Noi, come al solito, ci rivediamo la settimana prossima, sempre solo su Cilento Channel.